Non era scontato, ragazzi. Non era scontato andare a Udine contro questo Udinese e portarsi 3 punti a casa. Anche perché ormai, ragazzi, è quasi finita. Siamo all'89esimo. Juventus che sta vincendo per 0-2. Calcio d'angolo per l'Udinese. Nulla da fare, spazza la Juventus. Ripeto, ragazzi, non era per nulla facile andare a fare un risultato contro un Udinese che in questo campionato, ragazzi, sta facendo molto, ma molto bene. Dopo 11 giornate si trova al settimo posto, ragazzi, a 16 punti. Ripeto, frenata contro la Juventus che ci può stare. Devo dire che secondo me anche nei 90 minuti l'Udinese non ha sfigurato contro questa Juventus. Ripeto, settimo posto e 16 punti per l'Udinese, che ovviamente vabbè, adesso potrà essere scavalcata da Bologna, Milan e compagnia bella. Però ripeto, ragazzi, comunque secondo me è un campionato molto più che positivo per questo Udinese, che secondo me oggi non ha nemmeno sfigurato, se l'è giocata. In tutto questo, ragazzi, si è appena mangiato un gol davanti al portiere Koop Meiners, ce l'ho al Fanta, grande Koop. Comunque, è un Udinese che secondo me non ha neanche sfigurato, essendo una partita abbastanza equilibrata. Diciamo forse nelle azioni, no? Nelle azioni singole la Juventus è stata molto più brava, molto più cinica. Nonostante i due gol sono arrivati, diciamo, in maniera abbastanza fortunosa, se possiamo così dire. Anche perché, ragazzi, il primo gol arriva su un autogol del portiere dell'Udinese, quindi autogol di Okoye. Tiro di Thuram che fa una serpentina, poi praticamente, ragazzi, si appoggia la palla sul destro, sul secondo palo, scusate, sul sinistro, la tira sul secondo palo. Praticamente palla che colpisce il palo e poi ragazzi praticamente sbatte sulla schiena di Okoye che se la butta in porta, quindi autogol di Okoye e quindi Udinese che si trova subito a rincorrere al 19° minuto. Poi ripeto ragazzi, la Juventus raddoppia con Savona, anche qui ragazzi un palo che poi favorisce Savona. La cosa che mi sta ancora sorprendendo ragazzi è l'ideologia che Thiago Motta continua a portare avanti, perché comunque ripeto, ragazzi, continuiamo a vedere ad ogni partita almeno 1/2 giovani che entrano. E questo, ragazzi, è da ammirare perché non è facile. Poi ripeto, tra l'altro, ragazzi, Savona, giocatore italiano, chissà, potrebbe avere anche un buon futuro, un futuro roseo in nazionale, boh, vedremo. Ripeto, le prospettive e le qualità ce le ha tutte. Tra l'altro, se non mi sbaglio, non è neanche il primo gol di Savona in campionato. Forse aveva già fatto gol all'esordio. Non vorrei dire una cavolata. Comunque, sicuramente non è il primo gol di Savona. Quindi si vede anche comunque la frequenza con cui Thiago Motta decide di mandarlo in campo. E ci sarà un motivo se decide di farlo giocare. E soprattutto, ragazzi, le qualità. Perché ogni volta entra e la sua prestazione positiva la fa. O se è il caso, ragazzi, segna anche. Quindi fatto sta ragazzi che Thiago Motta continua con la sua idea, con la sua ideologia, quella di far giocare i giovani e diciamo che questa sua scelta per adesso lo sta ripagando. Poi ripeto, nel secondo tempo l'Udinese un po' ragazzi si, diciamo, si, come si, si potrà, si, pro, si prota, potra, protrae, non so nemmeno più parlare ragazzi, in avanti e devo dire che qualche problema alla Juventus l'ha creato. Poi ripeto ragazzi, non è stata una partita piena di gol, piena di occasioni, è stata una partita diciamo giocata più sulla finalizzazione e sulla qualità delle squadre di buttarla in porta. La Juventus è stata più brava, l'azione più pericolosa dell'Udinese è stata quella con Davis, ragazzi, che lì è un po' stupido, quantomeno. Poi ragazzi, tra l'altro Davis è un giocatore molto, molto grosso, comunque molto stacciuto, molto fisico, ma c'è un po' più piano. Cioè ragazzi, Davis che praticamente spinge con entrambe le mani sulle spalle Gatti che finisce su Di Gregorio, addosso a Di Gregorio. Di Gregorio liscia la palla e poi Davis, ragazzi, la butta in porta. Ma ripeto, lì, ragazzi, quantomeno sii un po' più astuto, fai, diciamo, un contrasto un po' più mollo, no? Invece proprio no, Davis con tutte e due le mani. Poi ripeto, da lì ragazzi, poca, poca roba. Ripeto, la partita forse è diventata sia un po', diciamo, anche animata da un punto di vista proprio del fisico, anche perché Davis comunque qualche falletto l'ha fatto. Però ripeto, alla fine è poca roba, ragazzi, poca roba. Alla fine, secondo me, nonostante non sia stata una partita di chissà che entità, di chissà che vivacità, la Juventus, ragazzi, se l'è portata a casa e sta meritando di portarsela a casa. Ripeto, sfruttando al meglio le occasioni che ha avuto. Perché secondo me, ragazzi, le palle gol sono state 2-3 e l'hanno buttata 2 volte in porta. Quindi, complimenti alla Juventus, ripeto, importante soprattutto per la classifica.
Perché adesso la Juventus con questa vittoria aveva 18 punti, adesso se ne va a 21, quindi a pari punti dell'Inter e a meno 4 dal Napoli. Però ovviamente ricordiamoci che sia Napoli che Inter devono ancora giocare. Ripeto, buona prestazione, ripeto, non una partita di chissà qualità, di che qualità, però complimenti alla Juve ragazzi perché, ripeto, andrà a giocare a Udine contro una squadra come l'Udinese che per adesso è molto in forma. Non era facile, sfortunato Coi adesso inquadrato, ragazzi, però ripeto, fa parte del calcio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della prestazione della Juventus, mi raccomando ragazzi, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, stiamo arrivando ai 3.000 iscritti, quindi mi raccomando, tu che stai guardando questo video, se non sei iscritto iscriviti, noi ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi.